della casa pontificia, Monsignor Gensain. Ecco, si stanno avviando lungo la scala di Sixto Quarto per salire alla sala dell'orologio, appunto dove il Papa saluterà i familiari della sindaco. Storico, ma con poco dal punto di vista, diciamo, mediatico, sono 250 i giornalisti accreditati, giornalisti, operatori, cini operatori e televisioni che arrivano da queste cose. Particolarmente caldo da questo punto di vista. Molto, dal punto di vista, diciamo, emozionale, molto forte. Tra l'altro abbiamo importante. Hanno oltre 20,
le abbiamo fatte sparire. Sì. È un po' difficile la ricomposizione dei corpi, quindi dobbiamo un po' studiare. Vabbè, però mi aiuta, diciamo, le foglie, il trasporto. L'importante è che parlano molto, sì. Questo è importante. Sì. Non sono giusti. Sì. Thank you.
In aula Giulio Cesare, oltre a tante autorità, tanti cittadini e tante persone coinvolte più o meno in progetti di legalità, sicurezza della città di Roma, ci sono anche dei militari impegnati sul campo quotidianamente nell'operazione appunto Strade Sicure. Al mio fianco c'è il caporal maggiore caposcelto Luigi Carboni, invece alla mia sinistra c'è il caporal maggiore capo Marina Dore, entrambi della Brigata Sassari, alle spalle tante missioni in contesti di guerra difficili, Afghanistan, Libano, Kosovo, Bosnia, ma entrambi sposati, entrambi con figli piccoli. Come cambia il vostro compito a servizio di un contesto urbano e metropolitano così importante come quello della città di Roma? Bene, noi siamo abituati a lavorare in contesti multinazionali. Io, come la mia brigata, la Brigata Sassari, che è stata in Libia, in Afghanistan, in Iraq, ecco, il bagaglio acquisito da queste missioni lo applichiamo qua, sull'operazione Strade Sicure, in maniera proporzionale. Come vi guardano i cittadini? Beh, i cittadini ci guardano, noi siamo orgogliosi perché ci guardano veramente, veramente positivamente. Addirittura in alcuni siti anche magari le signore che vengono a offrirci il caffè, le anziane, cioè una cosa. C'è un bel rapporto, insomma. Chissà che curiosità invece suscita una donna in divisa. Presidiare strade, obiettivi sensibili significa anche però mettere in conto un prezzo molto alto. Certo, per noi nell'esercito italiano i ruoli svolti dalle donne sono uguali a quelli degli uomini, non c'è differenza. Da donna soldato posso dire che quando c'è passione e orgoglio tutto è possibile. Anche diventare mamma. Certo, anche diventare mamma. Quando ho giurato fedeltà non ho precluso il fatto di poter diventare una mamma e una moglie in divisa. Quando sono fuori casa, insomma, quando opero all'estero o in missioni nazionali, ho comunque la consapevolezza di avere l'appoggio della mia famiglia e dei miei bambini che sono orgogliosi di vedermi in divisa. Voi siete entrambi sardi, però vivete a Roma, siete abituati a cambiare contesti di servizio e di compiti molto spesso. Come riuscite a conciliare tutte queste cose? Riusciamo con un equilibrio raggiunto. Con molta fatica, impegno e sacrificio? Sì, esatto, poi soprattutto per i bimbi, perché magari aspettano il papà che magari sta tanti giorni fuori casa, però l'emozione poi di ritrovarli è fortissima. E l'emozione sarà ancora più grande tra poco quando in quest'aula entrerà il Santo Padre, Papa Francesco. Per tutti, indubbiamente noi lo stiamo aspettando per il largo Giulio Cesare, ma possiamo riferirmi, percepire un po' le sensazioni, mentre vediamo adesso appunto la piazza del Campidoglio, la statua di Marco Aurelio, la piazza, ricordiamo, disegnata da Michelangelo, e lì tra le persone che aspettano il Papa, vi anticipavo che probabilmente il Papa si affaccerà anche dalla loggia, da quel balcone che poi è l'affaccio appunto dall'aula Giulio Cesare, dove siamo in questo momento. Ecco, lì c'è Ignazio Grau. Ignazio, a te la linea. Sì, infatti abbiamo qui, sfidano la pioggia, i ragazzi, i studenti delle diverse scuole romane stanno aspettando appunto che il Papa si affacci dalla loggia del Palazzo Senatorio, ma io sono qui con alcuni ospiti. Sono qui con Alessandro Acciavatti, che è scrittore, saggista, autore di un nuovo volume che si intitola Oltre Tevere. Ecco, Acciavatti, ci sono i precedenti importanti della visita dei papi in Campidoglio, quattro, questo è il quarto papa che visita il Campidoglio. Assolutamente sì, possiamo dire che ci sono stati molti precedenti importanti. Il primo risale al 1966, il 16 aprile, la visita di Paolo VI, che venne in Campidoglio, così come pochi giorni prima, il 21 marzo, era stato al Quirinale, proprio per rendere grazie alla città di Roma per la collaborazione che aveva portato in occasione del Concilio Vaticano II. Invece Giovanni Paolo II venne poco prima del giubileo del 2000, nel 1998, proprio per parlare del suo particolare rapporto con Roma, città che definì sia laica sia religiosa. Questo è il foro dove si incontra la città laica e la città religiosa. Poi possiamo parlare senz'altro dell'ultima visita, quella di Benedetto XVI, Papa Ratzinger, che venne per un profondo
auto d'amore alla città, molto significativa, perché entrò nel merito dei problemi della città, veramente una vita significativa e rilevante. Ecco, diciamo che davvero il Tevere è sempre più stretto, insomma, grazie anche a queste visite dei pontefici qui in Campidoglio, un rapporto speciale, ma siamo anche poi qui con la protezione civile, Silvia Pantanella, della protezione civile del comune di Roma, che tra l'altro è stata presente anche in casi importanti, dove ci sono stati maltempo e avete fatto numerosi interventi. Sì, allora noi il Dipartimento di Protezione Civile di Roma Capitale è sempre presente grazie anche alle associazioni di volontariato. Oggi abbiamo dispiegate qui sulla piazza e lungo la scalinata 50 associazioni di volontariato coordinate da 8 funzionari, quindi pronti a dare assistenza alla popolazione. Tra l'altro appunto voi avete sempre disponibilità, insomma, con il comune laddove capitano fatti e emergenze particolari, come vi muovete? Beh sì, noi abbiamo 80 associazioni di volontariato convenzionate con Roma Capitale e una sala operativa che opera H24, quindi è sempre presente e sono pronti a intervenire per le emergenze, come è stato nell'ultimo caso dell'emergenza maltempo, con per eventi, insomma, grande impatto locale come quello di oggi o le maratone. E un grazie, insomma, va sempre ai volontari che svolgono questo servizio con una missione e con la massima professionalità. C'è appunto un lavoro importante, anche queste associazioni oggi si stringono nell'abbraccio con il Papa. E dicevamo, tanti studenti però delle scuole romane, vediamo anche qui con i cartelli, sono arrivati da diverse zone di Roma. Sono qui con la professoressa Katia Tariani, che è insegnante di religione. Come vi siete preparati con i ragazzi a questo incontro, a questo appuntamento? Ci siamo preparati parlandone con i bambini, che hanno fatto tantissime domande e sono curiosi e desiderosi di ascoltare le parole del Papa, cosa il Papa dirà su di noi. E appunto detto che quando si affaccerà appunto rivolgerà il saluto, farete sentire la vostra voce. Sicuramente i bambini faranno la loro parte, grazie. Grazie, adesso io per il momento vi restituisco la linea dalla piazza. Grazie Ignazio, mentre vediamo ancora la famosa statua appunto di Marco Aurelio, uno dei simboli più riconoscibili del potere della Roma antica, la statua equestre. In realtà sapete, questa è una copia originale, in bronzo, si conserva all'interno dei musei capitolini. Ovviamente dicevamo il Papa nel cuore di Roma, pochi centinaia di metri, sono 2,8 km, se non sbaglio, un metro più o meno la distanza dal Vaticano a Roma. Abbiamo seguito ovviamente il dispositivo di sicurezza che può accompagnare la questione. Tra l'altro la signora intervistata diceva che sono presenti 50 associazioni di volontariato, sappiamo quanto è importante il volontariato e sappiamo anche, diciamo anche dell'impegno dei nostri sistemi di sicurezza, polizia, carabinieri, agenti. Sappiamo che anche questa mattina molto presto strade, vie e piazze di Mitfe sono state bonificate ancora una volta, ormai sono abituati ovviamente a tutto questo. E poi chiaramente per Papa Francesco, diciamo, è un impegno importante. Sì, sì, ovviamente un impegno importante al quale il Papa non si sottrae, lo sappiamo, lo vediamo, abbiamo la fortuna di seguirlo. Don Walter, anche con lei, allora, questa è la piazza, ricordiamo intanto che il Papa è ancora a colloquio, per chi si fosse inserito adesso nella nostra diretta, nell'ufficio della sindaca Regina Raggi, un momento a porte chiuse, dopodiché proseguirà la visita qui al Campidoglio. Sì, volevo aggiungere sul volontariato e sull'associazione che lavora a Roma. Non credo di esagerare a dire che la Roma vive nella sua complessità grazie al contributo di tanti uomini e donne molto generosi che ogni giorno fanno non solo il proprio dovere, ma vivono ponendosi al servizio delle persone in difficoltà, persone anziane, le persone
che sono proprio integrate nelle periferie, penso a tutto quel mondo del volontariato, non solo cattolico, ma di tanti uomini e donne di buona volontà che permettono realmente a questa città di vivere superando tante sfide e tante difficoltà. Questa è veramente, credo sia una ricchezza, a volte si parla davvero poco di... perché chi lavora lo fa chiaramente spesso in periferie, lo fa anche in silenzio. Ecco, un aspetto che possiamo sottolineare a proposito del Papa, i legami con Roma, le visite, dicevamo, i dispositivi di sicurezza che però ovviamente non impediscono a Papa Francesco di girare in sicurezza e continuare ad arrivare dove c'è bisogno. Tante le iniziative, per esempio nei venerdì della misericordia, no? Quei venerdì nati nel Giubileo, ma che poi di fatto Papa Francesco ha continuato spesso a portare avanti. No? Praticamente il Papa svolge perché vuole lui stesso compiere un'opera di misericordia, quindi visitare un centro con persone diversamente abili, oppure va a trovare gli anziani. Ricordo una volta addirittura si è parlato di una parrocchia di periferia e qui ha fatto la dimensione della scuola, lui si è presentato alla comunità di casa da Roma, ha gustato il suo armato, la sua convertita, la sua prima, e è arrivato a casa di queste persone anziane, grazie che quel giorno diceva che Paolo per la dimensione della scuola non si è stato male. Ricordiamo le immagini di questo tiello di casa insieme l'esperienza diciamo del livello pastorale anche di questo Papa che dai tempi dell'Argentina visite delle villas argentine quei quartieri popolari che ha continuato a fare anche fa parte del suo stile anche una volta è diventato sommo pontefice. Adesso mentre aspettiamo appunto l'arrivo del Papa che parliamo ancora sta parlando con la sindaca Virginia Raggi, dialogo in questo momento privato, porte chiuse, ecco vediamo questo pezzo che abbiamo preparato, un pezzo di immagini, non ci sarà la voce fuori campo del giornalista perché non serviva, insomma un pezzo in cui vediamo un legame forte, stretto tra Papa Francesco e Roma in tante situazioni e la prima sarà un'immagine un po' particolare, prego la regia da lei.
Vedere queste immagini, dicevamo, non avevano bisogno di grandi commenti, parlavano da sole, sentivamo commenti, in realtà l'affetto, il calore delle persone dalla piazza di Spagna all'ostello della casa. E in aula ad attendere il Santo Padre il sindaco Virginia Raggi, c'è anche Roxana Roman, che avete imparato a conoscere perché un anno fa si è distinta per un gesto molto importante e molto forte, ha difeso i suoi clienti, ma in particolare una donna disabile all'interno del suo locale nel quartiere della Romanina, aggressioni avvenute insieme a minacce e intimidazioni da parte di membri del clan Casa Monica di Silvio. Grazie alla sua denuncia, grazie al suo coraggio, alla sua forza d'animo, sono stati arrestati. Roxana, Roma è anche una città molto complessa e molto difficile. A distanza di un anno lo rifaresti? Certo, cioè, quello che io ho fatto è normale, non mi sembra che ho fatto qualcosa di spettacolare, lo ripeto sempre, però lo rifarei perché abbiamo il diritto alla difesa, no? Per questo gesto così importante hai ricevuto un'onorificenza al merito della Repubblica Italiana, oggi sei cavaliere, hai ricevuto il premio direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Che emozione, sì, è un grande onore per me, non me lo aspettavo proprio, però sono contenta che così almeno, cioè, la gente è semplice, c'ha più visibilità, quindi... Tra poco entrerà il Santo Padre in aula, sei emozionata? Un po' sì, sono molto grata per questo invito. Grazie Roxana. Grazie a voi. Grazie. Roxana. Grazie. Che bella questa frase di Roxana, che ha detto lo rifarei ancora una volta, qualunque conseguenza, anche negativa, Posso dire, io lo rifarei ancora. Roxana, lo vogliamo ricordare, ha tenuto testa, ovviamente ha difeso una cliente disabile dal comportamento violento, da lui, ma particolarmente violento, gli esponenti del clan Casa Monica, poi arrestati e sotto processo condannati. Ha avuto il coraggio di ribellarsi, ha avuto il coraggio poi di denunciare Ubica in realtà in quella situazione e di risvegliarsi, se anche molte coscienze, il fatto che sia qui oggi è molto importante. Sì, ha un significato, un valore. Certo, mi fa pensare a tutti i gruppi di persone che si riparano ogni giorno con l'attimo e cercano come onestà, e spesso il Papa ha parlato, soprattutto quando si venga a rendere omaggio alla statua della Vergine Maria, terza di Spagna. Nell'ultima preghiera di volta alla luce dice: penso a tutti i membri di questa città che faticano ogni giorno, ma che costruiscono con onestà, guadagnano con sudore il pane e costruiscono, mettono un tassello per costruire la casa comune. Quindi con l'idea di tutti siamo partecipi, non possiamo essere indifferenti al bene comune, con l'onestà ovviamente, ma anche con il sentendo che il bene comune ci appartiene, non possiamo pensare solo Ecco, mentre la regia ci mostrava questa icona della Madonna che affaccia sui fori, mi veniva in mente a proposito dello sguardo, appunto Piazza di Spagna, il Papa, se non sbaglio, è 2 anni fa, in cui fece nella sua preghiera Maria, usò parole forti, disse quella volta: Madre, aiuta questa città a sviluppare gli anticorpi contro alcuni virus dei nostri tempi, l'indifferenza, chi dice non mi riguarda. E qui invece abbiamo visto una storia di drammatica cronaca, invece c'è qualcuno che ha saputo ribellarsi a questo non mi riguarda, questa paura, ma anche la maleducazione civica, la paura del diverso, il conformismo, diceva Papa Francesco in quell'occasione, travestito da trasgressione, da rassegnazione al degrado. Ecco, parole forti, lei c'era, non parte. Sì, proprio il silenzio che la parte della presenza di questi momenti, ma anche l'ascolto da parte di tutti, perché il Papa lo citava a trovare gli anticorpi e questi virus proprio nel Vangelo. Ecco, noi stiamo aspettando l'arrivo del Papa, comunque il prosieguo di questa visita qui al Campidoglio. Possiamo dire anche, Marco, che in sala Giulio Cesare c'è un silenzio davvero incredibile, perché chiaramente gli ospiti stanno seguendo la diretta e stanno seguendo un po' quello che sta accadendo, sono in attesa del Papa. C'è davvero un silenzio, perché per me si sentivano anche di piangere, cose.
Speriamo che la meglio. Assessori prima, gli assessori, quelli con fascia. Grazie.
approfittiamo. Santità, benvenuto e grazie per la straordinaria attenzione che rivolge a Roma. È un onore per me accoglierla in Campidoglio ed è con profonda e sincera emozione che le do il benvenuto in quest'Aula, a nome di tutti i cittadini di Roma. Siamo onorati della sua presenza e pronti ad ascoltare il messaggio che ella vorrà rivolgerci. Noi tutti le siamo riconoscenti per la rilevanza che ella attribuisce al suo essere Vescovo di Roma. Lo testimoniano anche le prime parole che ella pronunciò dalla loggia centrale della Basilica Vaticana quando salutò Roma e il mondo dando inizio al suo pontificato. E la sua presenza qui ne è la chiara, ulteriore, tangibile prova. Abbiamo dei piccoli cittadini. Santità, che chiacchierano. Ciao. Santità, pochi istanti fa ho potuto ammirare le antiche vestigia di questa città che testimoniano la millenaria storia che essa custodisce, quale incomparabile e preziosa eredità che abbiamo ricevuto dai nostri padri e che abbiamo l'onore di trasmettere ai nostri figli. Ed è proprio pensando alle future generazioni che quotidianamente ci impegniamo per far sì che Roma occupi il posto che le compete, per renderla sempre più metropoli aperta e plurale. L'immagine del colonnato berniniano, non solo simbolicamente, rappresenta la vocazione di Roma. Le braccia sono sempre aperte al mondo. Roma città aperta, città del multilateralismo e del multiculturalismo. Roma ospita le rappresentanze diplomatiche di tutto il mondo con le quali è vivo un rapporto di confronto e dialogo costante. Un rapporto che viene consolidato attraverso numerose iniziative di interrelazione tra le quali a breve, mi preme sottolineare con orgoglio, ci sarà proprio qui a Roma la nuova sede dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo. Auspico che tale iniziativa possa contribuire a rafforzare fruttuosamente i rapporti tra le due sponde del Mediterraneo, tra la nostra Europa e i giovani stati del continente africano. Roma guarda al futuro e si conferma ancora una volta città del dialogo. Il 25 marzo del 1957 l'Europa scelse la capitale d'Italia per la firma dei trattati che hanno dato il via a un periodo di pace. Santo Padre spesso ha ricordato a tutti noi che la guerra porta esclusivamente sofferenza e distruzione, mentre la pace è feconda di gioia. Roma è anche città della solidarietà grazie ad attività di migliaia di volontari e a quella di centinaia di associazioni religiose e laiche, come la Caritas con la quale da decenni siamo impegnati fianco a fianco, a sostegno dei più deboli. Questo spirito rappresenta una colonna portante di Roma e un orgoglio per la città. Ma l'attenzione verso i più deboli significa anche avere riguardo per i più giovani che erediteranno ciò che noi seminiamo oggi. Roma accoglie il suo appello. Il progresso economico e sociale avviene anche attraverso il rispetto dell'ambiente. La città si onora di avere un rapporto speciale e unico con Papa Francesco. Non sfugge ai cittadini di Roma la sua devozione alla Salus Populi Romani, che ella venera alla partenza e al ritorno dai suoi viaggi apostolici, quando lascia la città per portare al mondo il suo alto messaggio pastorale.
Le siamo grati per voler dedicare nei venerdì della misericordia le sue attenzioni ai quartieri periferici e alle strutture seguite da associazioni benefiche. In questa splendida giornata, il Colle Vaticano e quello capitolino si stringono in un reciproco abbraccio affettuoso. Oggi siamo al di qua del Tevere e, come ella ebbe a dire in un suo chirografo pubblicato il 23 giugno 2017 nel libro Oltre Tevere, il fiume non è una barriera che divide, ma una possibilità per comunicare. E ancora, lo stesso Tevere sfocia infatti nel più vasto mare, e come il fiume porta acqua al mare, così le istituzioni esistono per servire la famiglia umana e la dignità irripetibile e trascendente di ciascuna persona. Santità, mi consenta di esprimere un sincero ringraziamento e apprezzamento per il quotidiano impegno del Cardinale Vicario, Sua Eminenza Angelo De Donatis, che al di qua del Tevere ha il compito di favorire il dialogo tra le due sponde. E per la verità egli manifesta in ogni occasione grandi capacità di navigatore. Analogo ringraziamento vorrei rivolgere a sua eminenza il Cardinale Vallini, che mi ha accompagnato nel primo periodo del mandato. Non sfugge a nessuno di noi l'impegnativo compito che spetta a chi è stato chiamato ad amministrare questa antica e gloriosa città. Ci siamo impegnati fin dal primo momento e continuiamo con costanza per affermare i principi di giustizia e la salvaguardia della dignità di tutti, nel rispetto delle diversità culturali e religiose. Nessuno deve rimanere indietro. Siamo certi che ella non si stancherà mai di pregare e operare per il bene di questa comunità che l'ama profondamente. Santità, nel ringraziarla per la sua instancabile e costante opera pastorale, le assicuro che la ascolteremo nella consapevolezza della responsabilità che deriva dal ruolo istituzionale che abbiamo l'onore e l'onere di ricoprire. Signori e signori assessori e consiglieri del Comune di Roma, illustre autorità, cari amici, ringrazio la signora Sindaca per il gradito invito e per la gentile espressione che mi ha indirizzato. Il mio cordiale saluto si estende agli assessori, ai consiglieri del Comune, ai rappresentanti del Governo, alle altre autorità presenti e a tutta la cittadinanza romana. Da tempo desideravo venire in Campidoglio per incontrarvi e portarvi di persona il mio ringraziamento per la collaborazione prestata dalle autorità cittadine a quelle della Santa Sede in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia, così come per la celebrazione di altri eventi ecclesiali. Essi infatti, per il loro ordinato svolgimento e la loro buona riuscita, hanno bisogno della disponibilità e dell'opera qualificata di voi, amministratori di questa città, testimoni di una storia plurimillenaria e che, accogliendo il cristianesimo, è divenuta nel corso dei secoli il centro del cattolicesimo. Roma è la patria di una originale concezione del diritto, modellata sulla sapienza pratica del suo popolo e attraverso la quale ha irraggiato il mondo con i suoi principi e le sue istituzioni. È la città che ha riconosciuto il valore e la bellezza della filosofia, dell'arte e in genere della cultura, prodotta dall'Ellade antica, e l'ha accolta e integrata al punto che la civiltà che ne è scaturita è stata giustamente definita greco-romana. Al tempo stesso, per una coincidenza che è difficile non chiamare
di segno. Qui hanno coronato col martirio la loro missione i santi apostoli Pietro e Paolo. Il loro sangue, unito a quello di tanti altri testimoni, si è trasformato in seme di nuove generazioni di cristiani. Essi hanno contribuito a dare all'urbe un nuovo volto che, pur nel groviglio delle alterne vicissitudini storiche, con i loro drammi, luci e ombre, risplende ancora oggi per la ricchezza dei monumenti, delle opere d'arte, delle chiese e dei palazzi, il tutto disposto in maniera inimitabile sui 7 colli, dei quali questo è il primo. Roma, lungo i suoi quasi 2800 anni di storia, ha saputo accogliere e integrare diverse popolazioni e persone provenienti da ogni parte del mondo, appartenenti alle più varie categorie sociali ed economiche, senza annullare le legittime differenze, senza umiliare o schiacciare le rispettive peculiari caratteristiche e identità. Piuttosto ha prestato a ciascuna di esse quel terreno fertile, quel humus adatto a far emergere il meglio di ognuna e a dar forma, nel reciproco dialogo, a nuove identità. Questa città ha accolto studenti e pellegrini, turisti, profughi e migranti provenienti da ogni regione dell'Italia e di tanti paesi del mondo. È diventata polo di attrazione e cerniera. Cerniera tra il nord continentale e il mondo mediterraneo, tra la civiltà latina e quella germanica, tra le prerogative e le proteste riservate ai poteri civili e quelle proprie del potere spirituale. Si può anzi affermare che grazie alla forza delle parole evangeliche si è qui inaugurata quella provvida distinzione nel rispetto reciproco e collaborativo per il bene di tutti, tra l'autorità civile e quella religiosa, che meglio si conforma alla dignità della persona umana e le offre spazi di libertà e di partecipazione. Roma è quindi divenuta meta e simbolo per tutti coloro che, riconoscendola come capitale d'Italia e centro del cattolicesimo, si sono incamminati verso di essa per ammirare i monumenti e le tracce del passato, per venerare le memorie dei martiri, per celebrare le principali feste dell'anno liturgico e per i grandi pellegrinaggi giubilari, ma anche per prestare la loro opera al servizio dell'istituzione della nazione italiana o della Santa Sede. Roma perciò, in un certo senso, obbliga il potere temporale e quello spirituale a dialogare costantemente, a collaborare stabilmente nel reciproco rispetto, e richiede anche di essere creativi, tanto nella tessitura quotidiana di buona relazione come nell'affrontare i numerosi problemi che la gestione di un'eredità così immensa porta necessariamente con sé. La città eterna è come un enorme scrigno di tesori spirituali, storico-artistici, istituzionali e nel medesimo tempo è lungo abbiato da circa 3 milioni di persone che lavorano, studiano, pregano, si incontrano e portano avanti la loro storia personale e familiare e che sono nel loro insieme l'onore e la fatica di ogni amministratore, di chiunque si impegni per il bene comune della città. Essa è un organismo delicato che necessita di cura umile e assidua e di coraggio creativo per mantenersi ordinato e vivibile, perché tanto splendore non si degradi, ma al cumulo delle glorie passate si possa aggiungere il contributo delle nuove generazioni, il loro specifico genio, le loro iniziative, i loro buoni progetti. Il Campidoglio, insieme alla cupola michelangelesca
e al Colosseo, che da qui si possono vedere, ne sono in un certo senso gli emblemi e la sintesi. Infatti, l'insieme di questi vestigia si dice che Roma possiede una vocazione universale, portatrice di una missione e di un ideale adatto a valicare i monti e i mari e ad essere narrato da tutti, vicini e lontani, a qualsiasi popolo appartengano, qualsiasi lingua parlino e qualunque sia il colore della loro pelle. Quale sede del successore di San Pietro e punto di riferimento spirituale per l'intero mondo cattolico. Ben si spiega perciò che l'accordo di revisione del concordato tra Italia e la Santa Sede, di cui quest'anno si celebra il 35° anniversario, affermi che la Repubblica Italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità. Questa peculiare identità storica, culturale e istituzionale di Roma postula che l'amministrazione capitalina sia posta in grado di governare questa complessa realtà con strumenti normativi appropriati e una congrua dotazione di risorse. Ancora più decisivo però è che Roma si mantenga all'altezza dei suoi compiti e della sua storia, che sappia anche nelle mutate circostanze odierne essere faro di civiltà e maestra di accoglienza, che non perda la saggezza che si manifesta nella capacità di integrare e far sentire ciascuno partecipe a pieno titolo di un destino comune. La Chiesa che a Roma vuole aiutare i romani a ritrovare il senso dell'appartenenza a una comunità tanto peculiare e, grazie alla rete delle sue parrocchie, scuole e istituzioni caritative, come all'ampio ed encomiabile impegno del volontariato, collabora con i poteri civili e con tutta la cittadinanza per mantenere a questa città il suo volto più nobile, i suoi sentimenti di amore cristiano e di senso civico. Roma esige e merita la fattiva, saggia, generosa collaborazione di tutti. Merita che tanto i privati cittadini come le forze sociali e le pubbliche istituzioni, la Chiesa Cattolica e le altre comunità religiose, tutti si pongano al servizio del bene della città e delle persone che la abitano, specificamente di quelle che per qualsiasi ragione si trovano ai margini, quasi scartate e dimenticate, o che sperimentano la sofferenza della malattia, dell'abbandono o della solitudine. Sono trascorsi 45 anni da quel convegno che ebbe per titolo le responsabilità dei cristiani di fronte alla tesi di carità e di giustizia nella diocesi di Roma, meglio noto come il convegno sui mali di Roma. Esso si impegnò a tradurre in pratica le indicazioni del Vaticano II e consentì di affrontare con maggiore consapevolezza le reali condizioni delle periferie urbane, dove erano giunte masse di migranti proveniente da altre parti d'Italia. Oggi quelle e altre periferie hanno visto l'arrivo da tanti paesi di numerosi migranti fuggiti dalle guerre e dalla miseria, i quali cercano di ricostruire la loro esistenza in condizioni di sicurezza e di vita dignitosa. Roma, città ospitale, è chiamata ad affrontare questa sfida epocale nel solco della sua nobile storia, ad adoperare le sue energie per accogliere e integrare, per trasformare tensioni e problemi in opportunità di incontro e di crescita. Roma, fecondata dal sangue dei martiri,
sappia trarre dalla sua cultura, plasmata dalla fede in Cristo, le risorse di creatività e di carità necessarie per superare le paure che rischiano di bloccare le iniziative e i percorsi possibili. Questi potrebbero far fiorire la città, affratellare e creare occasioni di sviluppo, tanto civico e culturale quanto economico e sociale. Roma, città dei ponti, mai dei muri. Non si temano la bontà e la carità. Esse sono creative e generano una società pacifica, capace di moltiplicare le forze, di affrontare i problemi con serietà e con meno ansia, con maggiore dignità e rispetto per ciascuno e di aprirsi a nuove occasioni di sviluppo. La Santa Sede desidera collaborare sempre più a meglio per il bene della città, a servizio di tutti, specialmente dei più poveri e svantaggiati, per la cultura dell'incontro e per una ecologia integrale. Essa incoraggia tutte le sue istituzioni e strutture, come pure tutte le persone e le comunità che ad essa fanno riferimento, ad impegnarsi attivamente per testimoniare l'efficacia e l'attrattiva di una fede che si fa opera, iniziativa, creatività al servizio del bene. Formulo perciò i migliori auspici affinché tutti si sentano pienamente coinvolti per raggiungere questo obiettivo, per confermare con la chiarezza delle idee e la forza della testimonianza quotidiana le migliori tradizioni di Roma e la sua missione, e perché questo favorisca una rinascita morale e spirituale della città. Signora Sindaco. E cari amici, al termine di questo mio intervento voglio affidare alla protezione di Maria, Salus Populi Romani, e dei santi patroni Pietro e Paolo, ognuno di voi, il vostro lavoro e i propositi di bene che vi animano. Possiate essere concordi al servizio di questa amata città, nella quale il Signore mi ha chiamato a svolgere il ministero episcopale. Su ciascuno di voi invoco di cuore l'abbondanza delle benedizioni divine e per tutti assicuro un ricordo nella preghiera. E voi pregate per me, e se qualcuno di voi non prega, almeno pensatemi bene. Grazie tante. Santità, la ringrazio ancora una volta per le parole che ci ha voluto rivolgere. Le assicuro che ne faremo tesoro. Tutti noi le siamo altresì grati per la raccolta discorsi sull'Europa che ci ha voluto donare, quell'Europa di cui ella è voce alta e illuminata. Infine, quale segno tangibile che la vicinanza che l'amministrazione capitolina riserva e vuole confermare nei confronti di vostra santità e a testimonianza dell'eccezionalità di questa giornata, sono onorata di annunciare l'intitolazione della sala della piccola protomoteca in Campidoglio all'enciclica Laudato Si, con l'espressa volontà di raccogliere le sfide quotidiane in essa contenute.
Quale corollario, l'amministrazione capitolina desidera offrire due borse di studio nell'ambito del ciclo di studi in Scienze della Pace, istituito da Vostra Santità presso la Pontificia Università Lateranense, destinate alla formazione di professionisti che possano gestire la complessità dei processi umani attraverso il metodo della pace, in sintonia con i valori enunciati nell'enciclica Laudato Si, segno concreto della partecipazione di Roma Capitale al compimento delle azioni a tutela del bene comune. Grazie.
maschile sì. Ecco la più bella sigla. Cari romani, buongiorno. Come vostro vescovo di solito vi incontro a San Pietro, a San Giovanni o nelle parrocchie. Oggi mi è dato di rivolgervi la parola e il saluto dal Campidoglio, culla di questa città e cuore pulsante dalla sua vita amministrativa e civile. Grazie della vostra presenza, grazie dell'affetto che nutrite per il successore di Pietro. La Chiesa che a Roma, secondo la nota espressione di Sant'Ignazio di Antiochia, presiede alla carità. Pertanto è compito del Vescovo di Roma, il Papa, ma anche di tutti i cristiani di Roma, di operare concretamente per mantenere il volto di questa Chiesa sempre luminoso, riflettendo la luce di Cristo che rinnova i cuori. Nel cuore del Papa trovano posto anche coloro che non condividono la nostra fede. Sono tutti fratelli. Per tutti la mia vicinanza spirituale e il mio incoraggiamento ad essere ogni giorno artigiani di fraternità e solidarietà. E questo è il compito di un cittadino. Essere artigiano di fraternità e solidarietà. Come tanta gente in tutto il mondo, anche voi, cittadini di Roma, siete preoccupati del benessere e dell'educazione dei vostri figli.
vi sta a cuore il futuro del pianeta e il tipo di mondo che lasceremo alle generazioni future. Ma oggi e ogni giorno vorrei chiedere a ciascuno di voi, secondo le proprie capacità, di prendervi cura l'uno dell'altro, di stare vicini gli uni agli altri, di rispettarvi a vicenda. Così incarnate in voi stessi i valori più belli di questa città, cioè una comunità unita che vive in armonia, che agisce non solo per la giustizia, ma in uno spirito di giustizia. Grazie ancora per questo incontro. Chiedo al Signore di ricolmarvi delle sue grazie e delle sue benedizioni. E chiedo a voi, per favore, di pregare per me. Grazie e arrivederci.
Francesco! Cari amici, a conclusione della mia visita in Campidoglio, sono lieto di salutare voi che siete, in un certo senso, l'ossatura dell'organizzazione comunale. Vi ringrazio per la vostra accoglienza e vi sono grato di tutto quello che avete fatto per preparare questa giornata. La maggior parte del lavoro che voi svolgete non è del genere che fa notizia. Nessuno di voi fa notizia, ma fate cose che sostengono. Dietro le quinte, il vostro impegno quotidiano rende possibile l'ordinaria attività del Comune in favore dei cittadini e dei tanti visitatori che ogni giorno giungono a Roma. Con il vostro lavoro voi vi sforzate di andare incontro alle legittime esigenze delle famiglie romane, che per tanti aspetti dipendono dalla vostra sollecitudine. Siate consapevoli di tanta responsabilità. Siete operatori sul campo, funzionari, impiegati ai vari uffici e ai molteplici dipartimenti della pubblica amministrazione, addetti alle pulizie, personale della manutenzione e della sicurezza. Grazie per tutto quello che fate. Il vostro lavoro silenzioso e fedele contribuisce non soltanto al miglioramento della città, ma ha pure un grande significato per voi personalmente, perché il modo in cui lavoriamo esprime la nostra dignità e il tipo di persone che siamo. Vi incoraggio a proseguire con generosità e fiducia la vostra attività al servizio della città di Roma, dei suoi abitanti, dei turisti e dei pellegrini. Pregherò per voi e per le vostre famiglie e chiedo per favore a ciascuno di ricordarsi di pregare un po' per me. Dio vi benedica a tutti, grazie. Benedica la buona volontà di tutti, benedica le famiglie vostre, benedica il vostro lavoro. Ognuno secondo apre il cuore a questa benedizione. Amen. Amen. Grazie.
Peggio di Vasco Rossi. Mamma mia, meglio Vasco Rossi. Mi dispiace che ho buttato giù. Mi dispiace che ho intendo parlare a sé. Guardi, faccio una foto. È la più abile, Santità. Grazie, Santità. Santità! Più abile. Grazie. Colpo di fortuna.